Allora, referente sezione ambiente e turismo FIDAPA di Merito di Porto Salvo, dottoressa Mafrici, lei ha voluto organizzare questo importante evento, è soddisfatta intanto? Sì, sono molto soddisfatta dell'evento, della partecipazione e spero che sia l'inizio di un viaggio intrapreso tra le varie associazioni, perché ecco, ora la mia idea, la nostra idea, l'idea della FIDAPA è quello di collaborare con lo Slow Food e abbiamo in itinere un progetto dove fare un percorso naturalistico, un percorso enogastronomico, cioè facendo diventare virtuale, da virtuale a reale questo viaggio, andando a fare un'escursione e poi soffermarci ad assaggiare questi prodotti tipici, quindi toccare con mano e far capire, anche perché questo è quello che a noi serve, far conoscere la nostra terra, le nostre bellezze naturali, perché le nostre bellezze possono dare profitto. Ecco, come ha avuto l'idea di trovare questo tema? Solitamente la FIDAPA fa sempre cose interessanti, temi interessanti, sceglie e poi ha sempre una grande partecipazione. Oggi c'è stata la partecipazione, si è rinnovata, anzi c'è stata di più, il tema non era il solito. Come mai avete avuto l'idea di scegliere proprio questo tema? Allora, siccome io per la prima volta sono una matricola in questo di essere responsabile di una commissione, ambiente e turismo non è un mio campo, però a me la Calabria piace e poi sento parlare, dal momento che sono un'imprenditrice, che si parla quando vengono i turisti, non c'è niente, cioè effettivamente è un turismo soltanto locale, cioè quello del nord che sì. E allora mi è venuta quest'idea un giorno, ho detto ma perché noi non dobbiamo cercare, e sentendo anche, documentandomi, vedo che tutti in Toscana, nell'Emilia, parlano sempre di queste vie del vino, via dell'olio, anche se noi parliamo però li vogliamo solo scimmiottare. Allora ho detto voglio fare qualcosa sul serio. Conosco da tanto tempo il dottore Francesco Sacca, era dal 2007 però che non lo incontravo. Allora un giorno mentre al lavoro ho preso un'agenda, ho visto un numero di telefono, e l'ho tentato, ho detto boh, chissà. Allora lui appena mi ha riconosciuto ha detto qualcosa, ha detto guarda, ho in mente un'idea, se me la bocci, amen, se no andiamo avanti. Lui mi ha detto subito sì, ho avuto il suo appoggio e quindi siamo partiti. Da qui è partito tutto, è partito proprio perché vivendo nella realtà melitese e sentendo le lamentele di quelli che vengono, perché anche se stanno sul lungomare, lì c'è cioè passeggio, ma non c'è niente, quindi dobbiamo creare un qualcosa che susciti, come ho detto prima, curiosità, che c'è, ma che cosa c'è? Ecco, io volevo anche come stand anche la Naturaliter, percorsi naturalistici, perché sì, la cultura, però è più un turismo d'élite, cioè ecco, mentre il turista che viene, ecco, anche col camping, cioè, vogliono questo, e abbiamo, siccome abbiamo delle belle risorse, cioè insomma, abbiamo un mare stupendo. Collega, un mare stupendo. Il tema anche scelto, e chiudiamo con questo l'addobbo floreale, non a caso ho saputo che è stata una sua idea, sì. E qui infatti ci ha messo anche i prodotti alcuni dei prodotti, non me li ha messi tutti. No, però abbiamo visto anche lì che il tono che ha voluto dare, il tocco è di inserire all'interno alcuni prodotti che si... Allora, ci sono, se lei va nella zona della riviera romagnola, delle cose, c'è anche le pietre, diventano soldi e noi da questo dobbiamo partire, anche le nostre fiumare, il nostro mare, ma qualsiasi cosa dobbiamo fare, queste nostre piccole bellezze le dobbiamo fare fruttare, cambiando la mentalità. Quando io ho nominato quella frase di Proust che il viaggio non è scoprire ma guardare con nuovi occhi, noi da oggi dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo guardare con nuovi occhi e dire ma io mi ritrovo qui, che ho, che cosa ho, cosa posso fare. È inutile pensare agli altri oppure dire facciamo questo, può venire anche altro, però cerchiamo di sfruttare i nostri prodotti, la nostra terra, le nostre piccole bellezze, partiamo da questo, partendo da questo. Mi sembra che questa sera la partenza, almeno per quanto le riguarda, c'è stata, speriamo che continuiamo questo viaggio. Bene, complimenti allora e buon viaggio. Grazie.